Dottore? È quasi l'una, stiamo per chiudere. Ancora pochi minuti, le spiace? Il tempo di rileggere quello che ho scritto. Chissà poi che avrà scritto. Boh, sono 3 ore che sta lì a scrivere. Ora che sono morto, non vi è più motivo che gli illustri colleghi dell'Accademia delle Scienze continuino ad ignorare il terribile segreto che porto con me nella tomba e che ho celato nel profondo del mio animo per tutti questi anni. Una sera d'ottobre del 1973 rincasai a un'ora insolitamente presta, date le mie abitudini, le 9. Altra deroga alle mie abitudini, accesi il televisore nello studio. Penso che non fa per me, vi dico che bevo per ricordare lei. Da qualche tempo a questa parte, in questi giorni, mi sento molto osservato. Non posso quindi esimermi, vista l'attenzione, dall'eseguire qui stasera, come avvio della trasmissione, uno dei numeri più preziosi del mio vasto repertorio, un numero che mi ha dato delle soddisfazioni enormi nei teatri di tutte le capitali europee, dove sono andato nelle tournée, da Bangkok, Singapore, New York, Sydney, eccetera. Ignorante. Questo numero richiede una concentrazione massima e un silenzio assoluto. Esercizio, esercizio, è una questione di esercizio. C'è una variante? Prego. Semplice, singolo e anche doppio. Prego, sì. Va bene. Anche alla bambina. Piace?
Grazie, il piacere è tutto mio. Grazie. Avanti. Anche stasera cominciamo con gli ospiti. Signori, i Creedence Clearwater Revival. I miei rispetti, signor professore. Ho sentito la televisione, dei rumori e sono salito. E si meraviglia di vedermi alzato a quest'ora qui e con la TV accesa, non è vero? Veramente? Vede, Giuseppe, il fatto è che questo programma mi interessa in modo particolare. Capisco, signore. Adesso vada pure a dormire e non mi disturbi più. Bene. Giuseppe? Sì? Per nessuna ragione al mondo. No, di certo, professore. Buonanotte. Buonanotte. Naturalmente avevo mentito. Quel programma mi interessava ancor meno degli altri, ma avevo bisogno di innalzare fra il mio studio e il resto del mondo una barriera di suoni e di canti, sia pur sciocchi ma insospettabili, per coprire i rumori inconsueti che avrei potuto produrre di lì a poco. Dico i rumori che avrei potuto produrre e non che avrei certamente prodotto, perché in quel momento non disponevo di alcuna certezza. Non sapevo se l'esperimento sarebbe riuscito, non sapevo che effetti avrebbe provocato. Ero soltanto a conoscenza della mia ferma determinazione a sperimentare su me stesso un farmaco che avevo scoperto e fissato dopo anni di ricerche assidue, al quale attribuivo poteri sconvolgenti. In breve, questo prodotto mi avrebbe dovuto trasformare in un essere abietto, malvagio, intriso di perfidia, operando nella mia coscienza un sommovimento liberatorio della libido da quell'intricato groviglio di censure, di freni, di remore inibitorie che siamo soliti definire impropriamente come il bene. Alla metamorfosi interna avrebbe dovuto corrispondere una trasformazione dell'aspetto esteriore in tutto e per tutto adeguata. Naturalmente avevo preparato uno specifico antidoto in grande quantità, sebbene poche pillole sarebbero bastate a farmi tornare in me stesso. Bevvi lentamente il contenuto del bicchiere e aspettai. Cominciai a provare una indefinibile agitazione che prese a crescermi dentro, progressivamente. Spentasi quella strana animazione, che dopo tutto si poteva paragonare al delirio euforico prodotto da una droga qualsiasi, sia pure consumata in quantità eccessiva, sembrava che il farmaco non volesse generare alcun altro effetto. New York, Paris, città di sogni, ecco siete qui. Adesso porteremo tutti a Broadway e dopo sui boulevard o alle colline. Attesi ancora per un po', guardando distrattamente il video, e stavo già per considerare fallito il mio esperimento,
quando cominciai ad osservare uno stranissimo fenomeno. Le immagini di uno sciocco numero di varieté si andavano lentamente trasformando. Sulle prime pensai a uno di quei trucchi che fanno di solito, ma capii subito che la cosa era diversa. A trasformare quelle immagini era la mia mente. Ero io. E che trasformazione! L'aspetto fisico non mutava ancora, ma il male cominciava già a svilupparsi con vigore dentro di me. Vedevo il male, immaginavo il male, volevo il male e con la mia fantasia proiettavo il male sulle immagini che avevo davanti. Città di sogni, ecco siete qui. Adesso porteremo tutti a Broadway e dopo sui boulevard. Poi finalmente cominciò pure il mutamento fisico. Le abbiamo tutti amate e sono qui. Possiamo passeggiare insieme a Broadway oppure in Central Park. Ecco New York! Sì, 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 sì. Beautiful boy, beautiful boy, bellissimo romantico the boy. Boy, il tenero, lo splendido playboy. Beautiful boy, beautiful boy, bellissimo romantico da boy. Beautiful boy, beautiful boy, il tenero, lo splendido playboy. Beautiful boy, beautiful boy. Cosa dire? Chicchissimo. Subito. Sì. Signori, una grande notizia. Hanno fatto pace. Ma chi? Direte voi. George, Paul, John, Ringo. E sono qui i Beatles.
tu mangi troppo, guarda. Guarda però. Dove è andata? Brava, si inoltre nel parco, l'ambiente si addice all'assassinio. Man mano che procedevo all'inseguimento, guidato dallo stimolo prioritario di far del male a quella donna, sentivo affiorare nel contempo nuovi stimoli minori che mi spingevano a costellare il mio cammino di altre piccole cattiverie secondarie che mi venivano suggerite dall'estro o dall'opportunità del caso. È vecchia, ma funziona sempre. Maledetta, me la sono lasciata scappare. Era colpa mia. Avevo cincischiato troppo, perdendomi dietro a mille piccole malvagità collaterali, frammentari e sterili. Dovevo ritrovarla a qualunque costo e concentrare su di lei tutte le mie potenzialità malefiche. Questa è serata buona. Andiamo a vedere. Ah, mi lasci, cosa vuol fare? Prima ti strapazzo e poi ti ammazzo. Aiuto! Assassino! Ah, sì? Allora inverto il programma. Prima ti ammazzo e poi ti strapazzo. È anche più eccitante.
È entrata in questa palazzina, mi sembra. Sì. Sai chi ci abita? È la casa di uno scienziato. Chiama il commissario, io intanto do un'occhiata. E ora voy a cantar, vado a cantar una canción latinoamericana, sudamericana, que por el tiempo es un merengue. Merengue es el título, es El Negrito del Batey. Y vamos a gozar. A mí me llaman el negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo bueno, porque ese asunto lo hizo Dios como castigo. Lo que me gusta es el merengue a familia, una negra de tequera y buena moza. Me digan si no es verdad, merengue es mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Mucho trabaja el buen manso, porque nunca le da el dengue, pero yo nunca me canso, le voy a dar un buen merengue. Ay, qué bueno el merengue, ay, qué bueno pa' bailar, ay, qué bueno el merengue, ay, qué bueno pa' bailar. Pa' bailar y pa' gozar, el merengue para gozar, el merengue para gozar, para gozar, el merengue para gozar. Professore, apra! Professore, apra! Ma non ci avete la chiave? No, non sì, apra! Apra la porta! Professore! Professore. Sono io, Giuseppe, apra! Entrare! Paragosa! Professore, apra! Un momento. Giuseppe, le avevo ordinato di non disturbarmi per nessun motivo. Non ne ha colpa, professore, hanno rapito una donna e si sono introdotti nella sua casa. Non è possibile. Lei non ha udito niente? Non ha visto qualcosa? No, io ero qui a guardare la televisione, ero seduto proprio qui e non ho visto né udito nulla. Col suo permesso dobbiamo perquisire la casa. Prego, accomodati. Giuseppe, fai strada al signor commissario. Io, se permettete, continuerei a godermi lo spettacolo. Si ha ben diritto dopo una giornata di lavoro, no? Ah, certo, certo. De Simone resta qui, eh? Perché? Beh, per proteggerla da quel bruto. Se le dovesse succedere qualcosa, il primo a rimetterci sarei io. Andiamo. Prego, commissario. La bianca luna sorgea dietro al monte e io le ho detto, mia pallida luna, oh, se potessi baciarle la fronte e dirle t'amo, che grande fortuna. E la luna m'ha risposto nel suo pallore, il suo amore fa morire di crepacore. Ed io son contento di morire di crepacore, mi dispiace di morire, ma sento il
le mellelle sono belle, sono buone sì le melle, ma non le posso digiorire. Le mellelle sono belle, le sono buone sì le melle, ma non le posso digiorire. La 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 la. Al suo balcone gentile un mughetto fiorisce al sole e demorde i suoi baci. Perché sei triste stamani? Gli ho detto che le sue labbra son fresche e tenaci. Il mughetto che fioriva dolce e sereno m'ha risposto che i suoi baci danno il veleno. Ed io, e seppure i baci suoi danno il veleno, son contento di morire sul suo bel seno. Son contento di morire, ma mi dispiace di morire, ma son contento. Son contento di morire, ma mi dispiace. Mi dispiace di morire, ma son contento. Son contace di morire, ma mi dispiento. Mi dispiento di morire, ma son contace. Mi dispiace consentire, ma son tento. Dispiento consentire, ma son tace. Mi dispiace di morire. Come ogni show che si rispetti, anche il mio ha il suo bravo padre. E il pesce? Che sono veramente bravo. Il pesce, che fine ha fatto? Il pesce? Appunto, non c'è più. È volato. Adesso i pesci volano. Vola il pesce? Era un pesce rondo, è volato. Vi sentite male? Signor commissario, signor commissario! Cosa c'è, Simone? Il professore si sente male. Ma no, ma su andiamo, professore, ora che tutto è finito. Niente paura, non c'è nessuno in casa sua. Avevano visto male, eh? Stia tranquillo, non... Possiamo fare qualcosa per lui. Vuol restare su. Andiamo. Grazie. Che cosa mi succede? Barzellettina, barzellettina. Una signora dice un'altra. Il mio figliolo gli è una peste, gli è una peste, ma ha portato una pagella con due in italiano, lei capisce, signora? Due in italiano e gli fa ripetizione io tutti i giorni, il primo trimestre porta la pagella, le altre materie bene, due in italiano, lei capisce? Gli fa ripetizione, mi creda, io stessa, lei capisce, signora? Eppure niente, due in italiano. Signora, ma perché non le compra un vocabolario? Le fa l'altro. Vocabolario? A piedi gli andare, a piedi! E adesso ne racconterò un'altra violenta, cattiva, veramente forte. Vi prego, mandate a letto i bambini perché è dura, veramente dura. Ho
Lì per lì non compresi. Capivo che stavo vivendo ancora una volta il travaglio della metamorfosi, ma era come se questa volta il flusso delle sensazioni, il loro crescere e progredire obbedisse a un meccanismo diverso, contrario. Sentivo che ora in me la linfa che sgorgava impetuosa e faceva ribollire ancora una volta tutto il mio essere fin nelle più segrete fibre non era più il male, il puro male, ma una forza opposta. Nuova, prepotente e inarrestabile, non meno della prima, che sommergeva e cancellava ogni traccia di impurità, di malvagità, di tendenzialità peccaminosa dall'animo mio e dalla mia mente. Era il bene, il puro bene che io sentivo scatenarsi. Stavo diventando un mostro di bene. Anche questa volta mi avvidi della mutazione dalle immagini televisive che, investite dalla mia nuova ansia di bene, cominciarono a trasfigurarmisi nella mente. Poi cominciò a mutare anche il mio aspetto esteriore. Tardai molto a indovinare quale fosse la causa di una mutazione così inaspettata e a prima vista così spontanea. Era stato l'antidoto, la dose a dir poco elefantiaca di pillole che avevo ingoiato in tutta fretta al sopraggiungere della polizia per rientrare in me stesso più rapidamente. Voglio giovare subito. No. Vola via libera, creatura del Signore. Giovare. Sì. Giovare anche a voi. E liberi canterete le laudi del creato. Liberi, sì.
sì. Anche tu libero. Anche tu libero nella gloria dei cieli. Oh no! No! Perché hai preso lui anziché me? Perché? Oddio. Oddio. In Italia la promozione a simpatico viene che ho fatto mai, mai. E questa sera voglio cimentarmi anch'io, ve ne voglio raccontare una fresca fresca, vediamo se ci riesco. Dunque, c'è un signore che va dal giornalaio. Al giornalaio. Sì, in effetti già si ride, però non è finita. Dunque va da questo giornalaio, dice, si mette lì e viene seguito intanto da una signora che lo segue passo passo. Lui vede l'ombra. In effetti è buffissimo, però non è finita ancora. Ecco, allora lui si mette lì e si accorge che il giornalaio è un po' distratto. È distratto il giornalaio. Però non è finita la barzelletta. Allora, lui facendo finta di vedere le riviste un po' così, a un certo punto si rivolge a quella signora che sentiva dietro e gli dice, ma lei per esempio signora che Sandra Milo. Ma che cosa mi è successo? Una cosa terribile? Non ci pensi. Come si fa? Mala tempora currunt. Oh. Vuole che accenda il televisore? Sì, forse. Un po' di compagnia. Di disprezzare il te. C'è Sandra Milo. Come mai? Chi è? Un'attrice che non lavora da un sacco di tempo. Ha fatto tanti bambini. Ah, bene, bene, brava, bene, bene. Come va? Beh, insomma. Prodotti propaganda. È vero, anche l'uomo con mutande. Va molto, molto meglio, molto meglio. Un goccetto di vino. E andrà ancora meglio. Grazie. Ecco. Ci faccio una pensata. Richiesta raffinata. Pian piano. Richiesta raffinata. Faccio una pensata. Sarebbe una conquista, il sogno femminista. E come se capisco, e chi ti contraddice, ma più io ti conosco e meno ti si addice. Sì, sì. Ecco, io comunque penso che si addica poco a te questo sogno femminista, no? A te in particolare. E proprio per questo voglio farti un omaggio, forse gentile, è un mio disco, ecco, che si addice molto, penso, a una casalinga. Ah, come mantenere desto l'amore del vostro uomo. E beh, è un pensierino gentile, veramente. Come mantenere desto l'amore del vostro uomo? Signora, è il consigliere intimo che parla solo per lei. Il vostro uomo vi guarda freddamente, agite di conseguenza e con una certa urgenza. Come un bel fiore si coltiva amore,
E se non vuoi che muoia di stenti oppur di noia, è meglio che tu segua i miei consigli. Sì? Signora, io non le consento di calpestare il pavimento col suono flaccido che sbatte il piede calzato di ciabatte. Regola d'amore seducente è lasciare che liberamente il piede nudo si appoggi sul piancito, mostrando a lui quanto sia squisito il pensiero di quelle estremità, dolce avanguardia di altre nudità. Così va bene, questo è il modo giusto di risvegliare. Ci posso stare scalza, mi fanno male i piedi. Ecco, mettiamo adesso che lei debba aprire una finestra avvolta nelle spire di una tenda che aleggi. No, non così. No. Sulle anche molleggi. Sì, si faccia inghiottire dai tendaggi, là dietro armeggi per davvero. E poi ricompaia con mistero, puntando la testa sulla tenda e ardita lo sorprenda con quella specie di cuffia fatale dallo strascico regale, e poi come finale faccia scorrere il tutto sul capino distrutto. Nei momenti più belli un leggero scompiglio ai capelli da un disordine vivo, sottilmente lascivo. Così va bene, questo è il modo giusto di risvegliare l'amore col buon gusto. Brava signora, brava. Brava, brava, e intanto mi si è bruciata. Signora, nel gesto quotidiano più comune potrebbe imbastire con acume un discorso amoroso, ardito e sostanzioso, audace e saporoso, innocente e malizioso. No, così è schifoso. Sbattendo le uova da frittata bisogna tenere la forchetta con mano morbida, malata, facendo in modo che trasmetta un moto indolente lungo il braccio, che a sua volta trasmetta in un allaccio un languido trambusto che faccia ondeggiare tutto il busto. Così è più carino. Così va bene, questo è il modo giusto di risvegliare l'amore col buon gusto. Sì, sì. Ecco, ora prepari la tavola. Bella come una favola. La tovaglia va distesa a volo, come fosse un lenzuolo di un letto imbandito per consumare amore. Con un gesto ardito apparecchi il suo cuore. Ora due candelabri accesi, due bicchieri stesi. No, non così. Ha fatto paura. Disponga gli oggetti con calore, non li getti, sono coppe d'amore, bevande del cuore, giacigli di tovaglia, forchette della voglia, cucchiai del piacere, focose pepiere, coltelli della furia, saliere di lussuria, oliere compiacenti, piattini seducenti, sì, così va bene. Questo è il modo giusto di risvegliare l'amore col buon gusto. Sì. Adesso mi faccia vedere come porge da bere. No, è troppo dispersivo, anche l'aperitivo sottintende il lascivo. Lo guardi fisso, con occhi da educanda. È lei che si offre offrendo la bevanda. Così, tenda il bicchiere, lo ritiri, lo tenda, lo ritiri, lo tenda, lo ritiri, lo tenda, lo ritiri, lo tenda, lo ritiri. Faccia l'atto di darlo, ma provveda a scansarlo proprio quando assetato si protende e getti avanti la bocca di sorpresa. Vedrà che al bacio lui si arrende e per un po' non mollerà la presa. Così va bene. Questo è il modo giusto di risvegliare l'amore col buon gusto. E ora avanti, con gesti da pantera, cerchi di fare un poco di atmosfera. Spegnere una luce troppo intensa
Può sembrare una mossa sfacciata, ma lei si addossi al muro con l'aria di chi pensa, alzi le braccia al cielo disperata, emetta un sospiro di piacere e spenga poi la luce col sedere. Brava, brava, come un bel fiore e se non vuoi che muoia di stento di noia, mi piace quando canta, segui i miei consigli, segui i miei consigli, sì, certo, ti troverai bene. Ah, che bravo. Sì, segui i miei consigli, segui i miei consigli, il tuo consigliere che gentile ti ha parlato, il tuo consigliere intimo ti ha spiegato, ti ha detto. Ciao cara, ciao. Ciao. Bello, vero? Sì. Ed ora la parola all'orchestra. Cedo quanto il teatro è buono lei. Al maestro Vito Tommaso. No, no, no. Guardi che non sono abituata. No, questo caccia via i cattivi ricordi. Come c'ha ragione. Quell'essere mostruoso, chissà che cosa mi avrebbe fatto se non fosse per lei. Non riesco a immaginarlo. Lei non può immaginarlo con una mente così pura, un cuore così semplice. Non riuscirò mai a dimenticare. E invece ne cancelli il ricordo come io ne ho cancellato la causa. Com'è buono lei, com'è buono. Come la voglio bene, quanto l'amo. Ma che fai? Lasci in pace. Tu mi hai salvata. Io voglio essere tua. Prendimi, mio vendicatore, io mi dono a te. Mi lasci. Non mi tocchi, lurida, lubrica, lussuriosa. È questo l'effetto di certi spettacolacci che ci ammannisce la TV, non è vero? No, lei non riuscirà a circuirmi, a circunnavigarmi, a circuncidermi, a circumconvenzionarmi, no. Mai, piuttosto la morte. No, che fa? No, no, e ecco che già sento il lugubre rintocco delle campane morte qui. Ciò che stava accadendo in quel momento era tale da superare tutte le mie capacità di previsione. Ossessionato dallo scrupolo di preservare ad ogni costo la mia illibatezza, senza arretrare perfino di fronte al delitto, avevo provocato, non volendo, un nuovo ribaltamento. Il mostro di bontà, nell'atto di uccidere la donna, aveva rigenerato il suo contrario malefico e questa volta senza dover ricorrere alla mediazione della scienza, dei farmaci e degli antidoti. Presi a riflettere su quanto fosse labile il confine tra queste due opposte categorie del bene e del male, quando venni interrotto. Signor professore! Professore, cosa succede? Ho sentito un grido, cosa succede? Oddio, forse è una donna rapita. Professore, dove siete? Senza por tempo in mezzo, mi allontanai dalla casa e presto mi accorsi che gli effetti dello sciagurato esperimento si complicavano ancora.
Ora passavo insensibilmente dal bene al male, dal male al bene, con mutamenti istantanei e continui, senza rientrare mai in me stesso. La mia personalità, di cui avevo perduto definitivamente il controllo, si era come sdoppiata in due estremi opposti che si alternavano con frequenza sempre crescente. Sparisci, imbecille. Pentiti, malvagio. Io ti ucciderò. Per farlo dovresti prima ucciderti. Siamo indivisibili. Ma non dire vaccate. Prova a schiaffeggiarmi, se credi. Con vero piacere. Ai! Visto? Che fai? Porgo l'altra guancia. Ma vammo riammazzato. Non dire così, fratello. Se mi chiami ancora una volta fratello, ti do fuoco. Ti ho già spiegato che è impossibile. Tu sei troppo attaccato alla vita, alla crapula, ai piaceri, per darti alle fiamme. Potrei farlo io. No, tu sei contrario al suicidio, vero? Vero. Bene, però io sono più forte. Non prevarrai. Non sei più forte. Siamo pari. E chi te l'ha detto? Il dottore è un uomo come tanti. E lui il bene e il male si equivalgono. Insomma, che fare? Non è possibile continuare a convivere in questo modo. Certo, in questo modo. Perché ne conosci un altro, forse? Sì. Quello di sempre. Torniamo a intrecciarci come prima nell'unità organica del dottore. Mi pare l'unica. Ma in futuro però impediamo a quel deficiente di romperci ancora le scatole con altri esperimenti. Va bene? D'accordo? D'accordo, caro. D'accordo. Compresi che il bene ed il male, con il loro compromesso, mi avevano salvato. Ma non osavo tornare a casa. Volevo concentrarmi, fissare tutti i particolari di quella notte straordinaria prima che me ne sfuggisse qualcuno. Entrai così nel piccolo bar e cominciai a scrivere questo rapporto che chiuderò in una busta su cui scriverò da aprirsi soltanto dopo la mia morte. Desidera? Della menta piperita. Va bene. Grazie. Signore e signori, anche per questa volta il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci rivedremo sabato prossimo. Ciao. Mi accorsi così che nel momento in cui cominciavo finiva quella singolare trasmissione che aveva in un certo senso fatto da sfondo alla mia esperienza. E così mi resi conto con meraviglia che gli straordinari eventi di quella notte si erano consumati nello spazio breve di un'ora. Che brutta fine ha fatto il nostro amore, te lo dico così, senza rancore, mentre il sole tramonta.
gli alberi ondeggiano imprecando, la sera si sfascia all'orizzonte, la luna aggrotta la sua fronte, le nuvole si stracciano le vesti, il vento piange sugli ultimi tuoi gesti. Che brutta fine ha fatto il nostro amore, lo dico così senza rancore, mentre il buio cancella la tua faccia, non c'è più nulla da spiegare, il nostro amore grande e intransigente sembrava tutto e diventato niente, si levano le voci dell'addio che taglia netto il cuore tuo dal mio. Farai la brava, già lo so, senza una lacrima mi lascerai, e la vita tua nella vita mia finiranno qui. Che brutta fine ha fatto il nostro amore, te lo dico così senza rancore, mentre il sole tramonta contro il mondo, gli alberi ondeggiano imprecando, fascia all'orizzonte, la luna aggrotta la sua fronte, le nuvole si stracciano le vesti, il vento piange sugli ultimi tuoi gesti. Che brutta fine ha fatto il nostro amore, che brutta fine ha fatto il nostro amore.